Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Matioski e sono qui quest'oggi per guardare e commentare assieme a voi il primo episodio della seconda stagione di The Lady dal titolo di L'odio passionale. Ah, finalmente è uscita la seconda stagione. Spero che questo esperimento, questo commentary possa divertire voi quanto divertirà me e sottolineo subito che nel caso in cui dovessero uscire epiteti sconvenienti dalle mie labbra, sono riferiti esclusivamente ai personaggi rappresentati nella serie. Per intenderci, se avessi fatto un commento della prima stagione, avrei detto che l'amica bionda di The Lady era un puttanone, ma mi sarei riferito al personaggio così come era rappresentato nella narrazione e non certo a Natalia Bush, l'interprete, che invece era un'attrice sicuramente bravissima e dalle doti davvero evidenti, delle doti davvero grandi. E detto questo, direi di appropinquarci, di cominciare a vedere questo episodio. È già pronto, risoluzione massima, e direi di cliccare sul tasto play adesso. Oh, delle belle scarpine. Ecco, si comincia bene, direi. A proposito di puttanoni, no, però c'è anche un maschio nel Boruto. Suppongo sia il dietro le quinte di un club sadomaso. Boh, non lo so. Direi che il quadro alla parete è molto bello, molto artistico. Colonna sonora di Hans Zimmer, la riconosco. Non ti preoccupare, baby, ti aiuterò. Sì, noto che il doppiaggio. Lei deve morire. È una partita a due. E io sono la più forte. Ma con. Perché agisco nell'ombra? Con chi sta parlando esattamente? Al pubblico? Sfondamento della quarta parete. Grande, grande, grande. Mi mancavano queste scritte fatte con Paint. Eccezionale, eccezionale. Wow. Wow, che star Maccio Capatonda. Ma com'è possibile tutto ciò? Sigla degna di True Detective, eh? Così a vederla. Strepitoso. I ruoli di Lori del Santo erano grossi così. Fa di tutto, anche l'addetta al catering, credo. Attenzione, eh. C'è un uomo che ha tanto da dire. E si spoglia così al parco, perché fa figo, immagino. Catenazza proprio da persona distinta. Oh, ecco The Lady, attenzione, attenzione. Sì, dai, è uno dei suoi innumerevoli amanti. Abbiamo già capito dove si sta andando a parare, però. Prego. Ehi, hey, top model, come va? Bene, piccolo. Come d'accordo, aspettami sotto casa. Ti saluto e prendo la chiave. Non ti far riconoscere, sarò accompagnata. Mi dispiace solo di non poterti baciare. E dai, ci saranno altre occasioni. Sì, dai, Ok. tanto, insomma. Ok, come vuoi tu. A dopo, ciao. Sono una che la dà di rado, diciamo così. Però lui è rimasto un po' deluso, eh. Ti capisco, ti capisco. È un boxer. Ciao Luna, novità per questa sera? Sì, Manuel. Il mio autista ti verrà a prendere. Ci troviamo al mio rifugio. Ma ti sei trasferita? No, è un vecchio appartamento. Volevo venderlo, ma non posso. Troppi ricordi incancellabili. Immagino, eh. Così, ogni tanto vengo qui a pensare. Ah, Sì, a un pensare. segreto. Era da tempo che volevo andare in discoteca con te. Mi piace guardarti quando balli. Anche lui Sì, vuole pensare, lucidi immagino. sempre i tuoi sogni. Ho voglia di distrarmi. Devo uscire da una stasi ipnotica. Ti aiuterò io. Lo sai che vorrei essere al tuo fianco. Stasera lo sarai. Non vedo l'ora. Ho voglia di vederti. Ammetti che con lui ti annoiavi. Se è vero amore, deve contenere una Ma che grossa dialogo è? percentuale di noia. Non ci possono essere ogni giorno fuochi artificiali. Si è felici quando ci si abitua. Quando accettiamo di mostrare tutti i nostri difetti senza pudore. Stasera, ti avviso però, meteo avverso, danno pioggia. Non Aia! importa. Dio creò gli ombrelli. Inteso, a Sì, lui dopo. però per pioggia Ciao. non intendeva esattamente quella che proviene dalle nuvole, diciamo così. Effettivamente piove. E lei esce, insomma,
perché fa molto freddo e molto coperta. Ciao, ragazzi. Buonasera, buonasera signora. Signora. Ma ha cambiato i bodyguard, però non c'è più quello dallo humor inglese. Lo conosco. Attenzione. A presto. Ma è quello di che si allenava nel parco. Cosa sta accadendo? Le ha dato la chiave, credo. E adesso ci saranno altri tipi di chiavi, suppongo. Patrick, tu vieni con me. Danny, tu vai con l'altra macchina. Ok, ci vediamo in discoteca. Perfetto. Che poi io non ho capito perché ha bisogno di protezione questa qua, di scorta. Cosa fa? Fa servizi fotografici, non ho capito perché. Vabbè, comunque. Un gran temporalone. E si va in disco. Benvenuta al Vogue Ambition. Ah, parlano in contemporanea quelli lì. Sono qui, qua. Bella questa marchettona, la discoteca. Cosa hai visto? Buonasera. 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 Benvenuta, regina del jet set. Mi sorprendi, non pensavo ti potessi mischiare con la gente normale. Ma caro, io sono l'unica normale qui. Ma ovvio, sei unica e speciale. Un gay per nulla stereotipato, devo dire. Queste caratterizzazioni sempre molto raffinate. A tra poco. Certo. Mi raccomando, non bere troppo. Sono uscita per divertirmi. Come non bere troppo? Di norma si fa bene. Ma sai, io per te mi preoccupo sempre. Sei un amico prezioso. Sì, sì. Grazie, sediamoci. Aia, è appena entrato in friendzone, eh. Ho visto che l'ha presa un po' male. Un culo. Cose non molto belle da vedere, possiamo dire. Comunque è un grande party, eh. Divertimento estremo. Basta bere, dai, è pericoloso. Pericoloso, tanto non guida neanche lei. Ma non guida. Vuoi metterlo giù? Come si sbronza in maniera realistica, ragazzi. Non va bene così. Intanto c'è Jon Snow tra i bodyguard, non so se l'avete notato. Eccolo, Jon Snow. Anzi, un misto tra Jon Snow e Robb Stark. Basta bere. Basta bere. Io faccio quello che voglio. No, non fa così. Faccio non quello va. Che voglio. Non sta bevendo un bicchiere di champagne, di quello che è. Lei fa quello che vuole, comunque mi sembra chiaro. Cosa fa? No, le ha messo una pillola! No! Hai capito l'amico? E loro ovviamente utilissimi, non si sono accorti di nulla. Oh, temo di sapere come finirà questa storia. Aiaia. Però noto già che la trama è più evidenziata rispetto alla prima stagione. Attenzione, cosa fa? Questo manigoldo! Sì, ma in discoteca c'è questa musica qua. Allora, non è che vado in discoteca frequentemente, ma non mi ricordo ste musichette pop. Non so, vabbè. Attenzione, però lei è disinibita, eh? Aia, lui sta subendo, perché mi sa che adesso l'effetto della pillolina sarà utile a qualcun altro, anziché a lui. Succede, capita. È svenuta, attenzione, è svenuta. Il dramma, la droga dello stupro ha fatto effetto. Adesso di corsa in bagno a montarsela. Sono cose belle. Scene che riconciliano con la morte. Io okay, sono l'autista. Mi raccomando, non perdete tempo. Dai, vai. Ah, ma lui non voleva farsela, voleva rubare la valigetta, forse. Voleva rubare la valigetta perché dentro c'è una chiave misteriosa. Attenzione, Attenzione. Quanti ricordi. Ma questa chi è? Quanta cattiveria ho visto. Tutti schierati come un plotone di esecuzione per spararmi al primo errore. Ma quindi adesso il voiceover è dedicato a questa qua. Voglia di divertirsi. Non più a The Lady. Aveva voglia di divertirsi, spudorata. Certo. Me ne fregavo delle regole. Senta. Delle imposizioni. E poi tu. Hai boicottato la mia sete di libertà. Attenzione, allora, è una storia di vendetta. Io sono scesa negli inferi e sono rinata. Wow. Un superbo genio del male. Wow. Io sono davvero estasiato. Luke, tu non stai bene con me. Devi trovare la tua felicità. Devi andare. Cosa sta accadendo? Andare. Vivere nell'ombra non fa per te. Sono inquietato. Essere sempre l'uomo di The Lady. Che umiliazione. Sei un frustrato. È un incubo. Non ti accontenti del benessere e dell'amore. Tu vuoi il potere che un uomo vanta come un diritto. Diritto. Che sguardi comunque. Diritto. Oscar, direi.
Quando mi assicurato. Detto, i momenti brutti con te sono stati di più di quelli belli. Ho capito che era finita. Anche quando la rabbia ci assale, ci sono cose che non si dovrebbero mai dire, perché squarciano il cuore per sempre. Cosa sta avvenendo? Lasciandoti andare, sapevo che stavo mettendo la lapide sulla tomba. Un addio irreversibile. Non capisco se lei che sta ripensando, sapete, si è presa la droga, quindi magari ha questa visione. Era lei, infatti, era lei che sognava. Sì, è diventata uno zombie, però. Sì, ma dove sono? Ha preso una pillola che l'ha fatta svenire. Perché è diventata la strega bacheca di colpo? Qualcuno. Ma non c'è nessuno. No, attenzione, attenzione, Zang, attenzione, è Chang, è Chang. Signora, come stai? Signora, sono preoccupato. Non esci dalla stanza da 2 giorni. Le porto qualcosa? Tè, acqua o medicinale? Non mi sento di bere nulla. Bravissima. Un bicchiere d'acqua. Mi porti una pillola per il mal di testa? No. Mi sembra di essere su una giostra. Chiamo un dottore? Non voglio vedere nessuno. Un dottore? Troppa luce mi dà fastidio. Faccio preparare un consomé? Dai, Zora, fammi qualche cosa sexy. Non posso farcela. Zora! Come sei bella. Sì, ma... Non fermarti. Ecco così, devi essere felina. Sì, però se eviti di toccarti... ecco. Mi sembra sconveniente questa situazione. Me rivolgo Chang, ridatemi Chang. Smettila di provocarmi, lo sai che il momento lo scelgo io. Dai, ti faccio godere. Ho visto un porno so che iniziava così. Come ogni goccia di piacere, so quando ho voglia. Dai, andiamo. Sì, padrona, la tua volontà è indiscutibile. Padrona, attenzione, un uomo schiavo. Eccolo, eccolo. Contrastare l'effetto di una pillola con un'altra pillola, non so se indicato. Patrick, portata a casa. Ha detto che è svenuta. In mezzo alla pista. Aia. Marisel, stata con lei. La notte, messa a letto. Dammi la borsetta. Signora, quando è rientrata, non aveva la borsa. Davvero? Dammi l'altro cellulare, quello che tengo di riserva. Quanti cellulari ha questa qua? Vabbè, uno di riserva, dai, possiamo... Maccio Capatonda, attenzione, non so cosa sta facendo. Perché? Perché? Luna, mi presento. Sono mio. Tu non mi conosci, ma io sì. Tu sei la magnate della TV, del cinema. Ed è ridoppiato anche lui, tra l'altro, da se stesso. La moda. Beh, io sono il magnone di turno. Quello più intraprendente, quello più upfront. Ti comunico, Lona, che tu sei la donna della mia vita. Tra tutte le donne che ho visionato, tu sei risultata la migliore. Ma perché hai accettato di fare questa cosa? Perché? Un futuro luminoso. Tu mi piaci. Sono innamorato. Non lasciarti sfuggire l'occasione di avere un uomo come me. Tu sei The Lady. E comunque è già l'attore più bravo, eh. Una specie rara che ti farà defibrillare il cervello e fomentare il corpo. Io tifo per questo personaggio. Deve conquistarla lui, Lona. Il dado è tratto. Appena riceverai questo videomessaggio, chiamami. Il mio numero è 335-600-000. Spero... No, non credo sia un numero reale, stavo dicendo. Spero sia reale, ma credo di no. Però un tentativo lo farei. La segretaria, attenzione. Salve, Doris. Mi sposti tutti gli impegni. Non mi sento bene. Debole, ho dei forti mal di testa. Rimandi anche la mia partenza per Parigi. Sì, certo. Era da tanto tempo che non stavo male. Sì. Beh. È successo qualcosa di strano. Di inspiegabile. Di inspiegabile. Ti avranno dato qualcosa nel drink, come abbiamo visto tutti, tranne te. Però uno può arrivarci facilmente. Si rimetta. Ci provo, Doris. Ma secondo me Doris la sa qualcosa. Qua c'è una cospirazione ai danni di The Lady. Me lo sento. Tra l'altro, che cazzo di capelli ha? Vabbè. Il fatto che stia mangiando una banana è indicativo della sua professione? Continua, no, che cliffhanger. Che cliffhanger. Capolavoro, comunque capolavoro.
ogni mercoledì. Wow, che dire. Io lo voglio su Netflix. Netflix deve comprare questa serie e sovvenzionarla ulteriormente. A parte che avevano i soldi per andare a Parigi a girare in location improbabili, quindi non avrebbero bisogno. Però secondo me un capolavoro del genere va diffuso internazionalmente, appunto anche su piattaforme Netflix America, queste cose qua. Devo dire che Chang mi ha regalato spettacolo, è un interprete di bravura straordinaria e spero che compaia in tutte le puntate. E niente, cosa dire, vediamo, aspettiamo il prossimo episodio cercando di capire cosa sta accadendo, perché quel manigoldo ha rubato la borsetta di Delady. Si parlava di una chiave che suppongo non fosse un riferimento molto elegante alla chiavata, ma che fosse una chiave proprio materiale. Poi c'è questa qua che cospira, Zora che cospira, forse i danni di Delady, c'è Maccio Capatonda che si candida come spasimante. Strepitoso, quindi attendiamo il prossimo episodio con ansia. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, facciamo supposizioni sui prossimi episodi, fatemi sapere se vi è piaciuto questo esperimento di commentary. Nel caso potrei farlo per tutte le puntate, sono davvero molto tentato. E detto questo, non mi rimane da fare altro che salutarvi e darvi appuntamento a un prossimo video. Grazie Lori del Santo, grazie per regalarci la tua arte sopraffina, proprio, guarda, mi si è riempito il cuore di emozione. Ciao a tutti.